Marco Tullio Martino, direttore generale della Domo del Cavaliere Reggio Calabria, che oggi si presenta alla città. Non è una prima volta, diciamo, ma è una prima volta in Serie A3. Grande cavalcata l'anno scorso, batti un po' il cuore in questo momento, che sensazioni provi? È un'emozione grandissima che condivido con tutto lo staff, con i giocatori, con questo meraviglioso pubblico, perché cioè, la città è viva, la città ha voglia di appassionarsi, ha voglia di emozionarsi, e noi stiamo provando a allestire uno spettacolo sportivo che possa emozionare. C'è un segreto dietro questa Domodec che ha stravinto la Serie B e ora si prepara anche con grande ambizione a giocare la Serie A3? Ma il segreto è stato soltanto il lavoro, la serietà della nostra proprietà, la serietà della società, che si è voluta dal primo giorno dare degli obiettivi. L'anno scorso avevamo l'obiettivo assoluto di vincere, quest'anno è chiaro che vogliamo continuare sulla falsariga dell'anno scorso, a divertire, perché se divertiamo gli altri, il pubblico, la gente, vuol dire che ci stiamo divertendo noi. E soprattutto dovete farlo in un Pala Calafiore nuovo tirato al lucido per l'occasione. Insomma, i tifosi cosa devono aspettarsi in questo scenario da sogno? Allora, io credo che Reggio Calabria sia una città meravigliosa ed imprevedibile. Perché no? Noi sogniamo ovviamente di riempirlo questo Pala Calafiore. Nulla ci è precluso, dobbiamo stare molto con i piedi per terra, pensare a lavorare. I giocatori lo sanno benissimo, infatti stanno sudando quotidianamente, curando ogni dettaglio, proprio per lavorare ora e raccogliere i frutti durante il campionato, quando speriamo di avere il Pala Calafiore, che è veramente, veramente, veramente bello. Invito tutti i reggini a venire a vedere questo tempio dello sport, riempirlo sempre di più.